Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata cercheremo di affrontare il problema di come produrre un podcast, come fare podcasting, guida definitiva. Sono molti gli argomenti che in questo episodio andremo a trattare, invece che sorvolare in modo superficiale come nella puntata precedente. Quindi iniziamo subito senza andare a perdere troppo tempo. Che cosa serve? Prima di tutto serve un account su YouTube. Perché YouTube e non le altre comunità di podcasting? In primo luogo perché YouTube ha account gratis. Inoltre perché è facile da usare. Ci sono tantissimi utenti presso la comunità di YouTube. C'è un'alta visibilità SEO ed è facile comparire nelle prime due o tre pagine della SERP di YouTube cercando praticamente con determinate query. Inoltre è possibile comparire presso, diciamo, la finestra laterale destra dei video correlati, se si ha l'accortezza di mettere, diciamo, dei buoni tag per avere una ottima archiviazione SEO. E quindi queste sono tutte ottime ragioni del perché è bene fare podcasting con YouTube e non con, diciamo, altre comunità. Ce ne sono poi altre che vedremo successivamente relative alla possibilità di fare podcasting sia in formato radio sia in formato radio-televisivo. Ma qui c'è, diciamo, questo riguardo ai vantaggi aggiuntivi. Seconda cosa che serve è un microfono. Allora, se hai una bella motherboard avrai sicuramente audio ad alta qualità con Dolby, Dolby Surround ed un buon guadagno dalla scheda audio, che filtrerà in automatico anche tutti i rumori dell'ambiente. In questo caso, a mio avviso, ti basta l'eccellente microfono a condensatore Tonor con jack mini pin da 3,5 mm che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se invece hai una schifo di motherboard, sicuramente ti serve un microfono amazzonico, Neuer microfono a condensatore NV800 argento, alimentazione 48 volt, con preamplificatore Phantom NV35, più stand per microfono, più supporto antivibrazione, filtro pop, cavo XLR maschio e femmina per registrazione. In pratica è simile, diciamo, all'altro tipo di microfono, con la differenza che ha il braccino galleggiante per aria e un preamplificatore che permette di coprire tutte le mancanze della tua scheda madre che hai, qualora fosse uno schifo di scheda madre. Come si fa a sapere se hai uno schifo di scheda madre oppure se hai una buona scheda madre? Bisogna che vai a vedere nei dati di configurazione delle caratteristiche tecniche e vedere se tra il software nativo della scheda madre o della scheda audio hai appunto il Dolby, Dolby Surround, la soppressione automatica del rumore, la scelta dell'ambiente e quant'altro. E queste cose, diciamo, le puoi andare a vedere semplicemente andando ad osservare le caratteristiche tecniche. Se non sai che cos'è una scheda madre, ti conviene comprare appunto l'altro tipo di microfono dotato di preamplificatore. Altra cosa che serve è un software per la registrazione, per produrre piste audio nei vari podcast. In questo caso c'è Avidemux, che è gratis, la Nero Suite, che è un'ottima suite che si è diffusa all'inizio per la diffusione e la possibilità di tostare CD-ROM e DVD. Adesso la Nero Suite ha tantissime altre applicazioni, tra cui il software per la cattura audio del microfono, l'editing video. Non sono, diciamo, software eccezionali, ma comunque danno tantissime possibilità e nel complesso sono una buona suite ed è molto diffusa. È a pagamento, ma comunque, diciamo, ha il vantaggio che può essere anche utilizzata per tostare DVD, CD-ROM e quant'altro. C'è inoltre AWS Audio Editor, che anche questo può essere utilizzato in modalità gratuita oppure pay,
se li utilizzate in modalità gratuita, praticamente vi aggiunge una serie di rumori di fondo nella voce, per cui il problema è che sorgono, diciamo, problemi audio di altre voci che si accavallano e quindi non è proprio il caso di utilizzarlo in modo pay. Altra cosa che serve è sicuramente un software di editing audio e video per montare tracce audio e tracce video. In pratica, le tracce audio le costruite con il software per la cattura audio. Poi le potete fondere, le montate quindi, con il software di editing audio video. Questo perché su YouTube, a differenza delle altre comunità di podcasting, potete introdurre anche la traccia video, quindi oltre a proporvi, diciamo, a proporre il vostro podcasting con una immagine fissa e facendo, diciamo, un look in stile radiofonico, potete anche introdurre una traccia video offrendo un qualche cosa di assimilabile ad un talk show. Di conseguenza, un software di editing audio video serve per fondere la traccia audio catturata separatamente e poi, diciamo, editata, eventualmente aggiustata e poi inserita tramite il software di editing audio video assieme ad un'immagine oppure a dei filmati video. In questo caso, per software di editing audio video potete utilizzare per il Macintosh abbiamo iMovie, Windows Movie Maker invece per PC, poi abbiamo AWS Video Editor che c'è Pay ed è oppure anche free, veramente un buon programma, facile da utilizzarsi. Se lo utilizzate in modo pay, vi escono praticamente più funzionalità e vi sparisce, diciamo, lo spam che compare a video, che è la pubblicità del software. Se invece lo utilizzate in modo free, ha meno funzionalità e vi dovete sorbire, diciamo, lo spam giustamente della pubblicità del software, ma comunque è utilizzabile sia in modo pay quanto free. Poi abbiamo sempre la Nero Suite, che è esclusivamente a pagamento, che ha anche il software di montaggio video, non è eccezionale, ma comunque ha tante funzionalità ed è, diciamo, facilmente utilizzabile. C'è poi Lightworks, Shotcut e Avidemux, che sono tutti programmi sia free che pay, e ci sono per Linux, per Windows e per Macintosh. Possono essere scaricati e quindi di scelta per quanto riguarda il software di editing audio-video ce n'è in abbondanza. Ora, se decidi di mettere saltuariamente oppure in modo consolidato una traccia video, occorre, diciamo, dell'hardware per andare a catturare le immagini. Puoi utilizzare il tuo smartphone, ma secondo me non è una buona idea. In primo luogo perché gli smartphone sono dei telefoni e se si utilizzano come telecamera, poi finisce che la batteria si scarica e quando devi utilizzare lo smartphone per un telefono, per telefonare, se ha la batteria scarica, poi dopo t'attacchi. È più utile invece utilizzare magari la webcam del notebook, se avete dei portatili, oppure comprarci delle webcam come hardware per la importazione sia audio che video. Io ho comprato sul sito amazzonico Mars Gaming MW1, che ha un eccellente rapporto qualità-prezzo, e la consiglio vivamente a tutti. È una bella telecamerina, facile da montare e funziona benissimo con AWS Video Editor, USB 2.0, cattura che è una bellezza, sia, diciamo, la pista video quanto la pista audio, ma io personalmente preferisco, diciamo, disabilitare il microfono della telecamerina perché è meglio, diciamo, utilizzare il microfono Tonor collegato direttamente alla mia motherboard. Poi, che cosa vi serve? Vi serve un programma di grafica, un programma di grafica facile e gratuito. Minimale è GIMP, c'è per PC, c'è per Windows, c'è per Macintosh. Questo vi serve per fare sia le copertine per YouTube, ricordatevi che ogni copertina deve essere inferiore a 2 mega, avere un rapporto di una risoluzione minima di 640x480, oppure il programma di grafica minimale GIMP vi può servire anche per fare degli sfondi, assemblare degli sfondi
da mettere al posto della pista video. Il rapporto di forma. Rapporto di forma, questo è una cosa che dovrete andare a scegliere qualora decidete di inserire delle piste video. Potete scegliere il 4 terzi oppure il 16 noni. Qui personalmente vi suggerisco il 4 terzi perché poi andando ad esportare in formati con risoluzioni entro i 640x480 risparmiate spazio e il file diventa molto più leggero. Altri strumenti che vi possono servire sono le musiche di sottofondo e delle piccole musiche o jingle per creare delle sigle. In questo caso basta che andiate su YouTube e cerchiate con Creative Commons Music e oltre che diciamo, a tonnellate e palate di tante belle canzoni in copyleft e licenze Creative Commons potete trovare perfino degli effetti sonori. Ci sono poi dei servizi gratuiti online che offrono la possibilità di salvare da YouTube in formato MP3 o MP4, basta cercare i siti cercando con Google con la stringa Save from YouTube in MP3 oppure in MPEG 4. Arriviamo brevemente alla situazione delle note legalesi, che nella maggioranza dei casi, in tutte le guide su come produrre un podcast o come produrre e condividere del podcasting, ho visto che nessuno ne parla, probabilmente perché non lo sanno. E quindi dobbiamo andare a affrontare brevemente la questione giuridica e quindi dobbiamo parlare brevemente di diritto d'autore, pubblico dominio, licenze Creative Commons e il diritto di citazione. Allora, il diritto d'autore penso che ormai sia noto a tutti. Copyright, tutti i diritti riservati. In breve, quando andate a pubblicare su internet qualsiasi cosa, tutto quello che pubblicate, se non dichiarate niente, è in copyright. Tutti i diritti sono riservati, inclusi quelli non ancora nati per l'evoluzione tecnologica, sono riservati all'autore. Questo vuol dire che quando andate ad inserire contributi sonori o di immagini o di quant'altro che non siano free o che non sono vostri, il problema del diritto d'autore è un problema che non deve essere trascurato. Sempre in relazione al diritto d'autore, praticamente c'è da dire che nella scelta, diciamo, dell'opzione di caricamento YouTube lo specifica. In ogni caso, la licenza del copyright fa sì che sarete coperti, diciamo, dal copyright per circa 60 anni, al massimo, mi sembra l'abbiano espanso a 70 oppure 80 anni. Pubblico dominio ovviamente è un delirio, dato che praticamente in una situazione legale di questo tipo vuol dire che il soggetto rinuncia a qualsiasi tipo di utilizzo dell'opera e l'opera può essere praticamente copiata, scopiazzata, remixata da tutti e quindi nessuno praticamente rilascia in pubblico dominio. All'interno di questo insieme ci sono solamente praticamente le opere musicali, teatrali, letterarie più vecchie di 60 anni oppure di 80 anni, il cui diritto di utilizzo è scaduto, sono diventati il patrimonio dell'umanità e quindi tutti le possono usufruire senza dover niente a nessuno. Tra il copyright ed il pubblico dominio c'è una forma intermedia di tutela che sono le licenze Creative Commons, ossia il copyleft. Il copyleft sono una serie di licenze contrattuali che permettono al fruitore di fare molte cose disponendo dell'opera senza dover subire una transazione monetaria. L'assenza di transazione monetaria però non equipara il bene oggetto di copyleft a pubblico dominio. Anzi, il copyleft implica che l'autore sia tutelato, dato che a seconda della licenza che ha scelto, al fruitore saranno interdette alcune azioni. E quindi vediamo brevemente di citare alcune licenze di Creative Commons che vi invito ad andare a visitare su www.creativecommons.it oppure va bene anche su Wikipedia cercando Creative Commons. Abbiamo la clausola di attribuzione by
che è quella che bisogna sempre indicare l'autore dell'opera. L'attributo è obbligatorio in modo che sia possibile attribuirne la paternità come definito dall'articolo 8 e 20. Poi abbiamo la clausola non commerciale. Non sono consentiti usi commerciali dell'opera creativa come definito dall'articolo dal secondo comma, scusate, dell'articolo 12. Poi abbiamo non opere derivate, ND, non sono consentite appunto elaborazioni dell'opera creativa come definito dall'articolo 20. Poi abbiamo condividi allo stesso modo, SA, share alike, si può modificare l'opera, ma l'opera modificata deve essere disponibile secondo le stesse condizioni scelte dall'autore in originale. Quindi abbiamo vari tipi di licenze. Abbiamo la licenza per attribuzione. Permette agli altri di distribuire, modificare e sviluppare anche commercialmente l'opera, riconoscendo sempre l'autore originale. Questa ovviamente è la clausola minore che tutela di meno l'utente. Poi abbiamo l'attribuzione e il condividi allo stesso modo. Permette agli altri di distribuire, modificare e sviluppare anche commercialmente l'opera, licenziandola con gli stessi termini dell'opera originale, riconoscendo sempre l'autore. Questa clausola dà una minore copertura, ma diciamo ha un obbligo in relazione al condividi allo stesso modo. Poi abbiamo la clausola di attribuzione non opere derivate, permette agli altri di ridistribuire e sviluppare anche commercialmente, ma non modificare l'opera, conoscendo sempre l'autore originale. Qui abbiamo una maggiore tutela perché, diciamo, si impedisce ai terzi di produrre opere derivate. Poi abbiamo l'attribuzione non commerciale, permette agli altri di distribuire, modificare e sviluppare l'opera senza fini commerciali, riconoscendo sempre l'autore in originale. Poi abbiamo l'attribuzione non commerciale e condividi allo stesso modo. Permette agli altri di modificare e sviluppare non commercialmente l'opera, riconoscendo sempre l'autore in originale. In questo modo, con attribuzione non commerciale e condividi allo stesso modo, è possibile quindi modificare, ma il risultato è che anche chi, qualora dovesse uscire fuori un prodotto modificato, risulterà sempre gratuito e dovrà essere condiviso sempre allo stesso modo come l'opera originale. Poi abbiamo la più restringente di tutti, che tutela al massimo, diciamo, l'utente, che è l'attribuzione, il non commerciale e non opere derivate. Permette agli altri di accedere all'opera senza però modificarla e svilupparla commercialmente. Si deve riconoscere sempre l'autore in originale. Quindi, in buone parole, la licenza di attribuzione, semplicemente by, permette l'uso commerciale e permette di creare nuove versioni. Attribuzione e condivide allo stesso modo permette l'uso commerciale e permette la creazione di nuove versioni. Ma l'attribuzione condivide allo stesso modo impone la clausola che deve essere creata, qualora venga creata una versione aggiuntiva, deve essere condivisa allo stesso modo come l'opera originaria. Poi abbiamo attribuzione e non opere derivate. Anche qui può essere diciamo, utilizzata per usi commerciali, ma non è possibile creare nuove versioni dell'opera, quindi non opere derivate. Poi abbiamo clausola di attribuzione e non commerciale. Non è possibile diciamo, utilizzare l'opera per scopi commerciali o dentro format commerciali. È possibile però creare nuove versioni, ma la versione creata deve avere una nuova licenza non commerciale. Poi abbiamo attribuzione non commerciale e condivide allo stesso modo. L'opera non può essere usata per fini commerciali. Sì, è possibile creare, diciamo, una nuova licenza, quindi creare una nuova variante, però deve subire, diciamo, il vincolo di condividi allo stesso modo e quindi sempre in modo gratuito e sfruttando sempre la non commercialità. Quindi rimane sempre, diciamo, come in ambito no profit. Poi abbiamo la più stringente di tutti, appunto, che è la clausola copyleft by NCND, quindi attribuzione non commerciale e non opere derivate.
impedisce l'uso commerciale, diciamo, dell'opera e non permette la creazione di nuove versioni. Quindi vi consiglio di andare a leggervi attentamente lo spazio Creative Commons che dà tantissime possibilità di scelta. Io vi suggerisco di licenziare tutti i vostri podcast e, diciamo, fare il vostro podcasting sotto la copertura delle Creative Commons. Punto 8. Ovviamente per fare podcasting l'elemento principale è che si deve avere qualche cosa da dire. E quindi, dato il formato, diciamo, hardware e software del podcasting su YouTube, che permette sia un posizionamento come una radio e quindi apre, al recupero di tutti i format della Golden Age della radio, quanto alla costruzione di talk show, inserendo chiaramente delle piste video tramite la cattura delle immagini in movimento tramite le telecamere. Ora, tra i vari format che sicuramente è possibile fare, sono alla portata di tutti, andando a querare anche semplicemente su Wikipedia, nella storia della radio, nella pagina relativa ai type of programs, è possibile andare a vedere che nell'epoca d'oro della radio i format più diffusi erano, diciamo, radio play, cioè delle recite radio sul mistero, avventure, di detective, soap opera, quiz show, dei varietà, talent show, situation comedy, oppure, diciamo, canti di bambini, altri, diciamo, notiziari, radio cronache di eventi. In questo caso, con il podcasting può essere fatta la radio cronaca solo di eventi non coperti da copyright, ovviamente, per ovvie ragioni logiche. Poi c'è spazio per panel di discussioni, previsioni meteo, diciamo, dibattiti di vario tipo, politico, ambientale e quant'altro. Quindi c'è tutto dati su Wikipedia nella Golden Age of Radio, e quindi di conseguenza trovate praticamente tutti i tipi di programmi che sono stati inventati, vari format dal 1920 in avanti. E di conseguenza tutti questi format sono alla portata di tutti, perché praticamente con un microfono e una connessione a internet è possibile replicare lo stesso tipo di prodotti. C'è da spendere due parole sul il trend di convergenza nel digitale. Dal 1920 al 1940 è l'epoca d'oro dei giornali, dei magazine e quanto delle radio. Dal 1920 al 1940. Ora, i giornali attualmente si sono convertiti in website, offrono quindi le notizie che sono seguite con aggiornamenti a ruota, cambiando, diciamo, la testata dei giornali, del sito del website, come se, diciamo, in ogni istante vi fosse, diciamo, un nuovo tipo di giornale immediatamente stampato. Non di rado gli stessi giornali offrono servizi di streaming audio e video. Oltre a soffrire della concorrenza di altri tipi di testate, soffrono anche della concorrenza del mare magnum di internet, dai social network, YouTube e tutti gli altri blog e le altre comunità e altri servizi internet che è possibile rintracciare dentro l'enorme pentolone dell'ipermedia che è internet. Ora, la televisione nella epoca d'oro dal 1950 al 1990, con tutti i suoi contenuti d'oro dell'epoca d'oro, si sono riversati in internet come servizi di streaming, quindi streaming di film, serie TV, e quant'altro. Mentre i talk show e i servizi tutti i prodotti dell'epoca d'oro della radio possono essere emulati dentro il podcasting, ovviamente appoggiandosi a YouTube, che permette anche l'introduzione della pista video. Quindi di conseguenza c'è da dire che la radio, quanto il format televisivo dei talk show, sono replicabili dagli utenti tramite podcasting, mentre per i servizi di streaming
Questi, diciamo, ricoprono per intero, diciamo, la emissione di film, telefilm, partite, eventi e quant'altro, e quindi sono coperti da oggigiorno da servizi di streaming e tenderanno bene o male a cannibalizzare praticamente i vecchi media. Giornali, radio e televisioni non possono essere super media perché semplicemente sui loro canali di distribuzione non possono offrire gli stessi servizi che invece è possibile reperire in internet con dei prodotti succedanei che sono migliori e perfetti. Andiamo a terminare quindi la sezione legalese per quanto riguarda questa guida definitiva al podcasting in relazione al diritto di citazione. Il diritto di citazione, o diritto di corta citazione, una forma di libera utilizzazione di opere dell'ingegno tutelate da diritto di autore. Infatti, sebbene l'autore detenga diritti d'autore sulle proprie creazioni in un certo numero di circostanze, non può opporsi alla pubblicazione di estratti, riassunti, citazioni, proprio per non ledere l'altrui diritto di citare l'opera. Ci sono varie interpretazioni. In Italia l'articolo 70 fa riferimento alla legge 20 legge 22 articolo 70, la legge del 22 aprile 1941, numero 633, che dispone appunto il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione. I limiti giustificati da tali fini, purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuata ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Dopo questo lungo pippone legalese, prima sul copyright, poi sul copyleft, poi sul diritto di autore, sul diritto di citazione e sui vari format che sono implementabili dentro un podcasting, riprendiamo la nostra scaletta considerando il fatto che YouTube permette la possibilità di aggiungere una serie di tag al file che andate a caricare e quindi è possibile trovare dei buchi SEO inserendo praticamente in modo strategico il proprio filmato, facendoli raggiungere una buona posizione dentro la SERP di YouTube. Inoltre, si spera che dia la possibilità di essere facilmente indicizzato dentro la lista dei contenuti correlabili. Riguardo, a questo tipo di indicizzazione del contenuto, io suggerisco di fare attenzione a non eccedere troppo in quella serie di contenuti che sono come fare per, la migliore cosa per fare per, come si fa per e via dicendo. L'impressione che si ha poi è che uno non, abbia soltanto l'obiettivo di apparire, ma stringi stringi come contenuti ne abbia di molto pochi da dire. Quindi si limiti a scalare la SERP di YouTube solamente, con logiche SEO, cercando di scavalcare gli altri con dei banali contenuti relativi al chiacchiericcio mondano che nell'arco di 3-7 giorni poi non frega più niente a nessuno. Meglio quindi andare a proporre contenuti di qualità, pensati, piuttosto che andare a rincorrere, la mondanità del vario chiacchiericcio delle eco dei giornali, dei website, della TV e tutte le altre minchiate atomiche. Ora, dopo che avete fatto questo lungo excursus pipponico, se siete ancora vivi e non siete, stramazzati a terra con la lingua di fuori, c'è da considerare l'ultimo consiglio, punto 10. Allora, dopo che avete aperto un account su YouTube, dopo che avete procacciato un microfono, un programma di editing audio e video e un programma di editing audio, dopo che avete ottenuto, vi siete scaricati un programma di grafica minimale e avete anche scaricato un po' di musica in copyleft in MP3, io vi consiglio di passare un po' di tempo ad osservare i podcast altrui. Si impara sicuramente osservando ed è un utile
modo per trovare l'idea e approssimarsi al proprio format. Visionate sia i podcast all'alto numero di visite quanto a basso numero di visite. Questo perché vi dà possibilità di prendere le misure su quello che poi vorrete andare a realizzare. Infine, il mio suggerimento è di lanciarvi iniziando a pubblicare. Non lasciatevi mai bloccare da eventuali errori iniziali, dal timore di fare qualche cosa. Invece cercate di migliorare sempre qualitativamente ad ogni nuovo contenuto immesso e proponete quindi i vostri podcast, magari seguendo una logica per stagione. Questo è quanto. Io spero che questa lunga chiacchierata vi sia risultata utile. Nella descrizione che trovate in questo video di YouTube, ho messo tutti i link in relazione sia al microfono che ai vari software di audio e video e grafici, quanto i links per le Creative Commons, oltre a un video interessante qualora decideste di andare ad espandere diciamo, i temi per incamerare nuove idee e nuovi contenuti per il vostro podcasting, mutuando dalla storia praticamente dei mass media. Questo è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.